chiamo Riccardo e suono la tromba. La tromba è lo strumento più piccolo della famiglia degli ottoni, è uno strumento a fiato e è uno degli strumenti che viene utilizzato tuttora per commemorazioni gioiose e drammatiche. Lo strumento è formato da un tubo circolare, cilindrico, che si sviluppa al termine con uno sviluppo conico, che questo sviluppo conico è denominato campana. Insieme al tubo cilindrico sono presenti tre pistoni. Questi tre pistoni permettono all'esecutore di fare tutti i suoni. Ora vi farò sentire dei suoni prodotti dai tre pistoni. Per produrre suoni nella tromba non occorre soltanto emettere molta aria, ma anche a far vibrare le labbra. La vibrazione delle labbra viene prodotta da aria e tensione che l'esecutore decide nel momento opportuno di esercitare. Le labbra vengono poste su un'imboccatura denominata bocchino, bocchino che varia per permettere a tutti coloro che hanno delle labbra più o meno grandi di poter suonare la tromba. Questo bocchino permette di mandare la vibrazione delle labbra alla tromba e far sì che la tromba amplifichi questa vibrazione in suono. Ora vi farò sentire la differenza. La stessa vibrazione che ho fatto sentire col bocchino è poi stata riprodotta in suono dalla tromba tramite l'amplificazione dello strumento. Io ho scelto la tromba perché era uno strumento che mi entusiasmava, che mi affascinava e perché era uno degli strumenti che nella realtà di paese era più conosciuto, soprattutto nelle bande. E man mano che studio questo strumento mi affascina sempre più scoprire come emettere nuovi suoni soltanto con la vibrazione delle labbra. Ora vi farò sentire un pezzo orchestrale scritto da Rossini, che è lo squillo del Guglielmo Tell.